Ho finalmente iniziato a leggere questo libro, ho letto, se non erro, ieri sera solo il primo capitolo. Sì, stasera inizio col secondo. Tanto lì ci sono i ragazzacci. Ragazzi. Thor. Flora. Flora, vuoi leggere anche tu? Tra l'altro questo libro è quello che ho preso all'usato a Genova, se vi ricordate, e qui c'è un nome, Michela. Chissà chi è questa Michela. Questa è la cosa bella di prendere i libri all'usato. Ah, qua non sono riuscita a togliere del tutto l'etichetta, poi piano piano mi ci metterò d'impegno. Ecco, questa è la cosa brutta di prendere i libri all'usato, che hanno sempre queste etichette terribili che non si riescono a togliere. E la parte bella invece, stavo dicendo, è che spesso si trovano dediche, firme, frasi, parti sottolineate. È molto interessante vedere cosa un'altra persona che noi non conosciamo ha voluto segnare o ha voluto scrivere. Per ora non ho trovato nulla di evidenziato, mentre su quello di Agatha Christie che ho acquistato su Vinted, sì, ho trovato delle parti evidenziate, parti anche tra l'altro molto curiose. Cosa fai, Flora? Volevo farvi vedere l'effetto del tatuaggio che ho fatto su Luca il giorno dopo. Dai, per essere il primo non è niente male, anche se i ragazzacci non vogliono che io lo mostri perché continuano a interferire con zampate. Ah, che spilungone! Ah, che spilungone felice! E Floruz? E Floruz? Flora? Floruz? Dov'è Floruz? Vieni qua, bella di mamma, vieni qua. C'hai caldo? C'hai caldo? Ma fai vedere che dentini belli puliti che hai da quando te li puliamo. A fatica puliamo questi dentini, ma finalmente sono belli puliti. Quanto è bello stiracchiarsi, mamma mia. Mi piace troppo. Allora, il mattino dopo. E Luca è già sceso con i ragazzacci, manco solo io. Sono rimasta ancora un attimo qua. E adesso mi alzo. La prima cosa che faccio tutte le mattine appena mi alzo è aprire la finestra e cercare le sorelle Bell per dar loro il buongiorno. Stamattina sono qua. Di solito sono sempre sotto quel pino, adorano quella posizione al mattino. Invece stamattina le ho trovate qua. Eccole lì, Annabelle dietro tutte quelle foglie, spero che la vediate, mentre Isabelle è lì sulla roccia. Vedete che ho fatto bene a prenderla perché oggi è già il momento di indossarla a questo tempo. Com'era una? Io non vado a calcolare. No, ma questa è quella leggera che ho preso al mercato, ti ricordi? Perfetta per oggi. Veramente perfetta, però me la lascio aperta per ora. Cos'è quella faccia, amore? Anche tu oggi sei un pochino più pesantino, eh? Anche Luca oggi è tutto coperto, quindi. E intanto vi faccio vedere anche il risultato del tatuaggio sulla mano della nonna. Io veramente lo trovo stupendo, ti sta benissimo, sai no? Siamo tornati a casa, stamattina avevamo un po' di commissioni da sbrigare e volevo darvi una triste notizia che su Instagram vi ho già comunicato. Purtroppo questa pianta, la vedete? Vedete quanto è grande? È il ciliegio più grande nella nostra proprietà, non ha nemmeno più una ciliegia e questo perché se le sono mangiate tutte quante i calabroni. Ci siamo dimenticati di mettere la trappola su questa pianta. Una sera lui stavo raccontando, Luca arriva con della terra, dopo vi faccio vedere cosa sta facendo. Stavo raccontando dell'attacco Purtroppo, dei tuoi amici. neanche una. I tuoi cari amici, amore mio. E comunque dicevo, una sera sono venuta qua perché mi servivano delle ciliegie. Già da lontano ho visto che non c'erano e mi sono insospettita. Poi avvicinandomi ho sentito un ronzio molto forte e insistente. Ho guardato bene e la pianta era piena, ma piena di calabroni che mangiavano le ciliegie e le hanno mangiate tutte, hanno lasciato solo
i nocciolini e non è rimasta nemmeno una. E pensare che questa pianta l'anno scorso ci ha dato così tante ciliegie che noi non siamo neanche riusciti a raccoglierle tutte, non so quanti chili ne avremmo presi, e quest'anno sono andate tutte nelle pance dei calabroni. Ma questa lezione ci servirà per ricordarci l'anno prossimo di mettere la trappola qui, trappola che abbiamo sempre messo e quest'anno ci siamo proprio scordati, mannaggia. Ma questa è una triste notizia, ma fino a un certo punto, perché noi abbiamo chiamato casa ciliegia, l'abbiamo chiamata così non a caso, perché nella nostra proprietà è piena, la nostra proprietà è piena, oggi non riesco a parlare, di ciliegi, e quindi per fortuna ne abbiamo altre che siamo riusciti a salvare, ad esempio da quell'albero lì, ma anche quello dietro a questo, anche di là dalla cucina, per fortuna ce la caviamo, se no che casa ciliegia è? Già che sono qua fuori ne approfitto per aggiornarvi su questa aiuola, perché secondo me è da tanto che non ve ne parlo, se non erro, non vorrei confondervi, sì. Poi magari negli ultimi video ne ho parlato 50 volte, non credo, però mi pare che non vi ho più dato aggiornamenti, e ne approfitto anche perché Luca sta lavorando proprio qui. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto è stata rivestirla già da un po' di perlinato, e, però non è finito, mancano ancora dei punti perché ci manca proprio il perlinato e dobbiamo anche verniciarlo, quindi c'è ancora molto da fare. E all'inizio, se vi ricordate, volevamo rivestirla coi dischi di legno, i dischi infami di legno. Aggiungerei, perché sono stati la causa dell'infortunio di Luca e poi non ci piacevano neanche, mannaggia. E però l'effetto finale non ci piaceva, non eravamo convinti, e quindi abbiamo ripiegato sul perlinato. Poi Luca ha creato questa piccola aiuola qui davanti con le pietre, dove ha messo due rose e sua maestà il glicine che adoro. Ho fatto questa struttura che poi andrò ad allungare verso la facciata della casa. Sì, perché noi desideravamo che il glicine crescesse proprio sul muro della casa, e quindi l'abbiamo messo in terra e poi piano piano lo aiuteremo a spostarsi sulla parete. L'effetto è qualcosa di magico, di incredibile. Ve lo dico sempre, qua in paese c'è una casa che ha un glicine pazzesco sulla parete. Se un giorno riuscirò ve lo farò vedere, e ogni volta che passiamo da lì dico ma quanto è bello. Quest'anno non credo che fiorisce. Ma la vedo, una cosa che sembra, però foglie, tutte foglie nuove. Dici che sono foglie, ora non è che ci vedo bene. Vedi, ci sono tanti getti, tipo uno qua, questo qua lo faccio andare verso la casa davanti. Aspetta che mi avvicino. Questo qua lo leggo proprio lì dove ho fatto la struttura, sì, e va avanti. Ha fatto questo qua nuovo, quasi quasi lo faccio arrampicare, faccio una struttura qua, la faccio, potrei far arrampicare anche davanti. sì, anche non anche. È male. Poi c'è anche quest'altro, però andare in qua mi dispiace perché è molto ombreggiato. Sì, resta un pochino solo più... nel pomeriggio c'è luce, non so, vabbè. Potrei farlo o taglio. Sì, potresti provare. Tra l'altro, una cosa che può essere utile, quello che hai fatto qua, se lo vuoi spiegare. C'è stato un piccolo incidente quando l'ho messo, c'era solo come tutore una canna di bambù, e la pianta è cresciuta oltre il tutore, cioè col vento. Un giorno si è semi spezzato il ramo, quindi con, come si chiama questo, mi sfugge la il nome, pellicola. Con la pellicola sono andato a fasciarla come un bendaggio abbastanza stretto. Devo dire che la pianta si è riuscita a rigenerarsi. Sì. E ora non sono un esperto, quindi credo che sia lo stesso principio poi che si usa per gli innesti. Comunque aspetterò ancora un bel po' di tempo e poi provo a toglierlo. E vedere come sotto. Ora passiamo invece al contenuto di questa aiuola. Allora, se vi ricordate, Luca ha messo tutto del materiale che piano piano col tempo si decomporrà, e quindi il volume di questa aiuola calerà, secondo me almeno dimezzerà. La metà, secondo me sì. Anche sì, secondo sì, me sì. Vedendo come è andato poi con gli altri orti, ed è già dimezzato da quando l'ho messo, è già calato da quando l'ho messo, quindi. E quindi subito l'idea era quella di mettere delle piante perenni, ed è poi quello che faremo non appena il terreno si sarà stabilizzato. Ma adesso, visto che non è stabile e che poi noi dovremo aggiungere del materiale, della terra, sarebbe un peccato mettere delle piante perenni, perché poi le dovremo o togliere o coprire, quindi sono piante che si danneggerebbero, sì, magari morirebbero anche, sì, sarebbe appunto un peccato. E quindi il contadino, che è Luca, ha subito dato una nuova proposta. Per quest'anno va così, tanto poi l'anno prossimo si vedrà. E ho messo due piante di zucca di Provenza da questa parte,
poi 4 piante di anguria, quella tonda liscia, no, tonda striata abbiamo preso, e poi altre 2 zucche di Provenza. In più abbiamo preso 8 piantine di melone, 4 quello verde invernale e quello 4 giallo invernale, più anche 4 piantine di pomodoro tondo giallo. Ah, sì. Questo ci tenevo trovato, molto sì, ad averlo. Però il melone alla fine l'ho messo nell'orto, perché sennò rischiavo di creare troppo caos, anche perché tutte queste piante le farò crescere qua sulla terra, non andrò in verticale. Invece il melone nell'orto cresce in verticale. Sì, perché lì, se vi ricordate, ci sono già i supporti, quelli fissi, sì, che abbiamo creato con gli orti. Qua, infatti, ecco, e qua si vede l'utilità di cui parlavamo. Sì, sì. E invece anche sono molto in dubbio su questi pomodori, se metterli qua. Inizialmente avevo pensato di metterli dal lato, diciamo, quello più soleggiato. Ma sinceramente, però, li metterei nell'orto. Che prendono sole tutto il giorno, sì, essendo pomodori hanno bisogno. Già sì, queste sono zucche dei meloni, magari hanno bisogno di un pochino meno. Sì, sì, sì. Li metterei nell'orto. Sì, anche fuori, perché quelli gialli ci tengo particolarmente. Mi dispiacerebbe se non venissero bene. Sì. Magari quello più là prende bene, ma gli altri che vanno in qua sono più ombreggiati. Sì. Quindi vado nell'orto. Ma io notavo un tatuaggio bellissimo. Ma dove sei andato per per avere codesta meraviglia? E per concludere il discorso ciliegie, queste sono quelle che abbiamo raccolto ieri. Le ho pesate 2,2 kg, quindi un bellissimo bottino. Poi sono super dolci, super mature, anche se nel video sono un pochino più chiare di quello che sono poi in realtà. Abbiamo pranzato e subito dopo ci siamo messi in macchina. Oggi pomeriggio per noi la direzione è Mondo Convenienza. Nell'ultimo periodo stiamo giracchiando un po' in questi negozi, in questi posti. Ovviamente ho preso in mano la videocamera e poteva non mancare la galleria. È vero o no, Luca? Ho un sesto senso per le gallerie. Appena prendo in mano la videocamera arrivano così, ci saranno 1000 cambi di luce. E comunque dicevo, stiamo giracchiando un po' perché siamo alla ricerca di alcune cose. Vediamo se oggi le troviamo, non lo so, spero di sì, comunque staremo a vedere. E visto che siamo di strada, passiamo a salutare anche la nonna Anna e lo zio, proprio un saluto al volo, perché comunque abbiamo poco tempo per far tutto, ma visto che la strada è quella, non potevo non passare. Stiamo salendo dalla nonna e dallo zio e volevo farvi vedere che ho portato un po' di ciliegie, così sembrano poche, ma in realtà sono tante, e anche il dentifricio che serviva allo zio, qua non lo trovavano. Eccoli! Dove sono? Dove sono? Buongiorno! Se sapevo di essere. Non te l'ha detto la nonna? Ciao, cara! Non gliel'hai detto? Non gliel'hai detto che venivamo? Gliel'ho detto. Ha detto che noi la nonna. Non pensavo che veniste. Guarda qui cosa c'è, senti quanto pesa. Senti. Oh, ma che meraviglia! Devi controllarle bene, perché ho visto che qualcuna... Le controllo bene. Brava. E il dentifricio è quello lì. Guarda un po' se è quello giusto. Così se è, poi te lo riprendo. È BioRepair, giusto? È giusto? Oh, caspita! È un dentifricio. Grazie. Non ho portato un lingotto belli d'oro. Ecco, ci arrivati. Una libreria così, amore, ti piacerebbe sopra il letto? Un po' scomodo poi prendere i libri. Molto moderno. Questo era il nostro vecchio armadio, quello che avevamo a Savona, ma in versione scura. Abbassati che non vedo il tuo sorriso. Abbiamo finalmente trovato quello che cercavamo. Non vi dico nulla di più perché arriva la settimana prossima, quindi quando arriverà vi spiegherò tutto quanto. E sono molto contenta perché desideravo questa cosa da tantissimo tempo. Vabbè, poi vi racconterò. Siamo arrivati a casa. Non so spiegarvi quanto sono contenta che oggi sia andata bene, perché questa cosa mi agevolerà tantissimo le cose in casa. Comunque poi vedrete, vi spiegherò tutto e spero che si capisca quanto sono contenta. Sono solo un po' stanca e vedo che questa stanchezza smorza il mio entusiasmo, ma sono felicissima. E comunque niente, adesso sono salita di sopra perché mi leggo i capelli, che voglio andare a preparare un dolcino per domani,
visto che domani è festa, mi voglio anticipare oggi e magari stasera, se riesco, vorrei fare anche due cosette qua in casa. Sì, vorrei passare il lavaspira pavimenti per avere tutto a posto domani. E devo pensare anche alla cena, perché non mi sono portata avanti con nulla. Questo giro da Mondo Conveniente è stato molto improvvisato, non era nei nostri piani. Ho visto io una cosa sul sito, ho detto andiamo a vedere, perché comunque prima di questi acquisti bisogna per forza vedere il prodotto, insomma non si può fare così alla cieca. Ed è stato tutto improvvisato, siamo partiti subito dopo pranzo, quindi non ho, e stamattina avevamo altre cose da fare, quindi non ho avuto modo di portarmi avanti. E sapete che quando sono ho chiuso la porta, l'apriranno i gatti di sicuro. Io non ho un momento di privacy in questa casa, perché sanno tutti aprire le porte, cani, gatti. Non ho speranza di stare un secondo tranquilla. Sentite, sentite come trafficano. E aperta. Buongiorno. Comunque, cosa stavo dicendo? Ah sì, sapete che in cucina, quando sono stanca, ho poco tempo, la mia arma segreta è la frittata, e penso che stasera finirò proprio a fare la frittata. Mi sa che sì, alla fine farò quella lì, di sicuro, anche perché adesso faccio il dolce, poi do una passata ai pavimenti alla polvere, frittata sia. Come dolce ho deciso di fare la crostata ripiena di frutta fresca, nel mio caso le ciliegie, visto che ce l'avevo pensato di sfruttarle. Adesso la devo infornare. Vi lascio gli ingredienti in descrizione. Vi ho fatto vedere questa tipologia di preparazione già tante volte, ve l'ho fatta vedere con le mele, con le prugne e forse anche con qualcos'altro, la non ricordo, perché è una preparazione molto versatile. La frutta da mettere all'interno può essere praticamente di qualsiasi tipo. L'unica cosa che voglio dirvi, perché poi ricevo sempre questa domanda, ovvero perché metto l'amido di mais nella frutta, perché la frutta in cottura rilascia tutti quanti i suoi succhi, e con l'amido di mais i succhi prendono una bella consistenza cremosa, e poi come risultato finale avremo una sorta di marmellata. È diversa perché comunque c'è anche la consistenza proprio dei pezzi di frutta, ed è una consistenza che a noi piace molto. Ho fatto tutto quello che dovevo fare a casa, adesso sto preparando le varie cose per cena, ma volevo farvi vedere che ho appena sfornato la torta. Mi raccomando, questa tipologia di crostata, prima di poter essere assaggiata, va lasciata raffreddare, altrimenti la parte interna potrebbe essere ancora un po' liquida e si fa un patata racket. Abbiamo cenato e anche per oggi è tutto. Ah, tra l'altro, quasi tutto. Avete visto, abbiamo portato qua le carnivore che erano ancora in serra, ma faceva troppo caldo per loro. E niente, spero di avervi tenuto compagnia anche oggi, vi mando un bacio enorme, ci vediamo presto nel prossimo video.